Panorama Rostica si apre un palcoscenico immenso dagli effetti speciali illimitati. Babbo Natale, luci, elfi, gnomi, per immergerci nella fantasia e nei sogni del periodo più bello dell'anno. Buonasera, si chiude quest'anno veramente in bellezza dopo una serie di iniziative importanti per Marostica. Sì, come amministrazione, come città, come associazioni commerciali abbiamo voluto cercare di investire anche quest'anno, anche investendo un po' di più rispetto agli altri anni, risorse per dare un Natale di serenità soprattutto ai bambini. Si inizia volando con la fantasia e anche volando nel vero senso della parola con la pista alle nostre spalle, la pista di pattinaggio. Sì, la pista di pattinaggio ormai diciamo è diventato un must della città di Marostica e per il terzo anno di fila, tranne lo scorso, con la novità della pista di pattinaggio attorno all'albero. E poi Babbo Natale, gli elfi, giochi per i bambini, ma non possono mancare anche gli spettacoli, le mostre e i concerti. E poi? Esatto, quest'anno abbiamo voluto investire il più possibile nelle manifestazioni, proprio per cercare di creare uno spirito di movimento alla città. Concerti, mostre fotografiche, laboratori didattici, cosa ci manca? Ah, Marostica di fatto non manca niente, forse il laboratorio di Babbo Natale, ma anche lì ci stiamo lavorando. Posso assicurare che veramente ci sono pensieri e idee per far passare un piacevole Natale ad ogni età. E allora ci aspettano anche tante belle sorprese. Ce le facciamo portare da Babbo Natale anche per l'anno prossimo, va bene Sindaco? Sicuramente, sarà una lunga lista. Grazie. Grazie. Marisa, com'è il Natale a Marostica? Allora, io direi che il Natale a Marostica, a me fra l'altro mi piace pensarlo come fossimo in una cornice patinata dove ci sono luci, magie, atmosfere magiche, eccetera. Tra l'altro questo è senz'altro motivo di una grande sinergia che c'è nel corso di tanti anni con l'amministrazione comunale, con tutte le associazioni del territorio, diciamo, e che ci porta appunto a dare visibilità a questa nostra bellissima città e a tutte le nostre attività commerciali, chiaramente, che in questo momento dell'anno sono vestite a festa. Perché qui a Marostica abbiamo una bella novità e una bella iniziativa a favore dei commercianti e anche di chi acquista. Diciamo che quest'anno è stata introdotta questa nuova iniziativa per opera del distretto del commercio che si chiama Acquista e Pattina Marostica e che dà la possibilità a 30 operatori che hanno aderito chiaramente all'iniziativa e a loro discrezione di poter omaggiare i vari clienti, diciamo, di questi biglietti per cui potranno, diciamo, accedere alla pista di pattinaggio gratuitamente. Grazie mille, grazie. Prego. Mille Marisa. Allora sai cosa facciamo? Andiamo a farci una pattinata in pista. Benissimo, andiamo. Grazie, grazie, grazie. Ilenia, a Marostica si respira davvero lo spirito natalizio. Ogni fine settimana tante sono le novità per i nostri concittadini e per i tanti turisti che arrivano. Beh, basta che ci guardiamo intorno. Cosa c'è di più magico e natalizio di una pista di pattinaggio con un albero in mezzo, un castello inferiore bellissimo e i mercatini di Natale? Si può visitare anche il castello, perché non è detto che ci siano solo i mercatini di Natale, tante belle iniziative, ma anche il castello comunque rimane aperto per i turisti. Rimane aperto e si può visitare e si possono anche acquistare i regali di Natale in castello. Facciamo subito un giro a vedere questi bellissimi mercatini che, oltre a belli, sono veramente tanti. Volentieri, andiamo! Ilenia, ed eccoci nella nostra immancabile camminata come ad ogni puntata. Quante sono queste bancarelle? Sono veramente tante. Sono tante, sono circa un'ottantina. Mamma mia. E sono tutte persone che fanno le loro cose a mano. Quindi loro sono tutti hobbisti che
durante tutto l'anno lavorano per creare poi questi mercatini meravigliosi che abbiamo appunto di solito le tre domeniche di dicembre. Certo. È un modo per accogliere le persone, per trovare il piccolo regalino, il piccolo pensiero e per rendere più bella la nostra città. L'atmosfera è davvero interessante e magica. Allora qui sulla nostra destra abbiamo gli hobbisti con i lavori fai da te e alla sinistra posso vedere che ci sono i prodotti tipici natalizi alimentari. Noi qui abbiamo, a Malastica abbiamo tutto e in un unico spazio ci trovi tutto quello che hai piacere di trovare. Ed ecco qui, Eleni, abbiamo dei lavori artigianali. Dove siamo qui? In che banchetto? Allora, questo è il banchetto organizzato dalla scuola materna Beato Lorenzino di Marostica. I genitori in questo anno si sono impegnati a realizzare tutta una serie di regali, di pensieri che poi appunto le persone possono acquistare e quindi hanno una doppia funzione: aiutare la scuola e fare i regali. Ilenia, fa freddissimo ma è Natale, ce lo facciamo un cappellino rosso? E per fortuna qui c'è. Non solo i mercatini di Natale in Piazza Castello, ma anche i mercatini dell'artigianato in corso Mazzini. Esattamente, non solo hobbisti ma proprio artigiani veri e propri. Eccomi con il presidente della Proloco, Bucco Simone. Simone, buonasera. Buonasera. Alle nostre spalle abbiamo la casetta della Proloco dove ci offrite, parlo anche per me, il vin brulè, la cioccolata calda, il tè caldo, i biscotti e quant'altro. Quanto importante è fare aggregazione qui in centro Marostica. Assolutamente importantissima l'aggregazione, soprattutto vicino a questa meravigliosa pista di pattinaggio e con le spalle il nostro castello che vanno a coronare questo meraviglioso Natale. Tante sono le iniziative comunque per questo Natale seguite dalla Proloco. Assolutamente sì, a parte la casetta del vin brulè con le bevande calde, la meravigliosa pista di pattinaggio attorno all'albero e il villaggio con gli elfi e Babbo Natale in collaborazione con la Confcommercio. Al massimo per quello che si può fare nel rispetto di quelle che sono le norme sulla sicurezza in questo periodo. Grazie, grazie della vostra collaborazione. Prego. E della vostra simpatia, perché siete veramente forti. Bambina, vieni che ti do una caramella. Grazie, grazie, anch'io voglio una caramella. Natale a Marostica non è solo all'esterno ma anche all'interno e qui abbiamo il canto di Natale, ne parliamo con Maurizio. Buonasera Maurizio. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, canto di Natale è uno dei racconti più letti al mondo, è di Charles Dickens, racconta la storia appunto di Scrooge, uomo d'affari, che è un uomo cinico, burbero, ma che nella notte di Natale, appunto nella vigilia, riceverà la visita dei tre spiriti, questo in sintesi, che poi lo faranno cambiare, quindi è una storia sul cambiamento. Noi siamo qui all'interno del Politeama, che per adesso è utilizzato solo nella parte del ridotto, ma è proprio di oggi la notizia che abbiamo vinto un bando importante per il completamento dei lavori. L'amministrazione adesso quindi darà il via alle assegnazioni per i lavori e speriamo di riconsegnare al più presto tutto l'edificio, che è un edificio importantissimo, alla città, così la città avrà il suo teatro. Certo. Un vero e proprio regalo di Natale quest'anno. Beh, è proprio un grande regalo di Natale. Maurizio, qui siamo all'interno del teatro. Beh, qui siamo sì nel cuore delle nostre attività, quello che vedete è la scena praticamente di canto di Natale, gli attori sono già tutti pronti, sono già in posizione, tra qualche minuto scenderanno anche gli spettatori e daremo il via alla rappresentazione. Quanti sono ora come ora gli attori? Adesso noi, beh, gli attori sono ben 8 più tutta la parte tecnica, quindi numerosi per essere uno spazio. Sì. E comunque abbiamo lo spazio omologato per 78
persone. È uno spettacolo particolare perché è uno spettacolo itinerante, ma qui siamo riusciti a ricavare gli spazi per dare le giuste, diciamo, visioni delle scene diverse. Perché sono importantissime, assolutamente. Assolutamente, perché sono ambienti diversi che raccontano una grande storia che passa dall'ufficio di Scrooge alla casa di Tim. Ecco, quindi e allora portiamo un assaggio, ma solo un assaggio ai nostri telespettatori a casa di questo grande spettacolo. Andiamo, Maurizio. Andiamo. La vita scorre troppo in fretta, Greta. Quanto è importante immortalare la personalità, una persona, la sua foto in un Natale come questo. Allora, il Natale scorso purtroppo è stato un po' triste per tutti quanti, tant'è che abbiamo anche dovuto sospendere la nostra iniziativa dei ritratti felici di Natale. Siamo convinti che la vita appunto scorra troppo velocemente e vogliamo consegnare ai posteri il ricordo del Natale. Per questo abbiamo organizzato questa iniziativa gratuita per scattare delle fotografie a chi ha piacere di venirci a trovare in sede, che riceve via mail dopo pochi giorni. Abbiamo fatto un viaggio incredibile, carico di magia e di felicità, perché in fin di conti la magia del Natale è quella di essere accolti come amici. Da Mara Ostica io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. E vi ricordo, se avete piacere di rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.redveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata.